Siamo a Vesper al cinema in una puntata che si è aperta con le note di un brano che è stato composto da Ezio Noto che ringraziamo e qui vi invito a rivolgere un altro applauso dopo quello che gli abbiamo già tributato. Eh, mi avvicino a Ezio, poi, nel frattempo qualche ospite l'avete già riconosciuto, ma ve li presento tra poco. Grazie Ezio per essere venuto. Questa sera noi parliamo di Accursio Miraglia. e Questa canzone tu, questo brano per la, me, per la verità, non era una canzone, l'hai composto per un lavoro audiovisivo che è sì, stato realizzato. sponsorizzato dalla TGL. Mm, ah. Ecco, prendiamo il microfono. Sì, sì, un, un lavoro che è stato fatto nel. Buonasera a tutti, intanto. <ride> che è stato fatto nel 2007 e che era colonna sonora di un documentario che si chiamava Un siciliano semplice, prodotto dalla Fondazione Miraglia e dalla CGL. Miraglia Un siciliano semplice, ma che oggi noi parliamo della grande eredità che lui ha lasciato per i giovani, l'esempio che ha lasciato per i giovani. È una tragedia quella sul piano umano di Acursio Emeraglia, ma sul piano della coscienza civica è rimasto tantissimo. Noi ne parleremo questa sera, io voglio già ringraziare gli insegnanti che hanno accettato il mio invito e gli studenti che sono venuti qui a parlare di Acursio Emeraglia, a confrontarsi con chi ovviamente può raccontare una parte di questa Sicilia che è collegata a questa storia. Qual è la tua visione personale? È un grandissimo rapporto. Avendolo studiato a fondo, diciamo, hai davanti delle persone che sono più grandi di te, te ne accorgi subito. Poi eh, la sua vena artistica, anche che non dobbiamo eh, tralasciare, anche perché era un pittore, amava il violino, un, ha diretto il teatro Rossi a, a, a Sciacca, presidente dell'ospedale. Presidente dell'ospedale, la no? parte artistica, certo, dico. Certo, quindi certo. è una, un invito ancora in più a puntare alla cultura, verso l'arte, no? Tutte le persone grandi puntano su quello per crescere meglio. Ci rivedremo alla fine della nostra trasmissione, ti invitiamo a sederti in grazie, platea grazie. e grazie ancora a Ezio Noto. Eh, vi presento adesso gli ospiti, io ritorno dalla parte opposta del palcoscenico perché è giusto cominciare presentandovi Nico Miraglia, eh, presidente della Fondazione Miraglia, naturalmente figlio di Accursio Miraglia, una vita, posso dirlo, spesa a portare avanti questa testimonianza. Perché eh, il rapporto con i ragazzi, con gli studenti da parte di Nico Meraglia è stato sicuramente molto valorizzato nel corso eh, degli anni e anche questa sera ne è una dimostrazione la presenza di questi ragazzi eh, qui alla multisala a Badia Grande. Accanto a lui saluto e ringrazio eh, Salvo Ogni Bene, un collega, uno scrittore eh, che si è impegnato anche molto nella letteratura eh, facendoci conoscere personaggi eh, importanti della storia della Sicilia, siciliani semplici come. Eh, semplice, tra virgolette, può essere stato a Curzio Miraglia, siciliani che hanno pagato un prezzo elevatissimo, per esempio la storia di Giacomelli mi ha incuriosito tantissimo, quella che tu hai ricostruito. Accanto a Salvo Ogni Bene, voglio salutare Fabio Raso, che è, eh, uno da studente si dilettò, si impegnò nella realizzazione di una tesi di laurea eh, proprio sulla figura di Curzio eh, Miraglia. Eh, una scelta che Fabio fece ma che è stata fatta anche da tanti altri studenti nel corso degli anni e eh, non ultimi, quelli eh, di, a, di cui ti chiederò adesso professore Miraglia eh, qualche, qualche riflessione anche ai ragazzi che, sono, che adesso vivono fuori o che eh, conoscono la storia di Miraglia e che l'hanno voluta eh, conoscere. E poi saluto e ringrazio Mario Calivà, di, eh, uno scrittore anche lui che ha scritto diverse cose, una di quelle che voglio citare è sicuramente la storia del primo maggio 1947, la strage di Portella della Ginestra, probabilmente ciò da cui tutto ha avuto inizio. Mario è di Piana degli Albanesi e fammi ricordare che c'è questo gemellaggio che è stato fatto l'anno scorso tra il comune di Sciacca e quello di Piana degli Albanesi, come, dice, come ha detto Nico Meraglia, eh, in quella circostanza tutto iniziò da eh, Portella della Ginestra pochi mesi prima dall'assassinio di Accurso Emeraglia professore Emeraglia brevemente una prima considerazione iniziale perché è, in, è utile ancora è, è difficile chiederle di spogliarsi dai panni di figli di Accurso Emeraglia ma perché da appassionato di storia e di cultura e eh, perché è importante conoscere la storia di Accurso Emeraglia perché è un po' la storia della Sicilia tutto proprio inizia con Curso Miraglia e portarla alla ginestra. Tutto nasce quando finita la seconda guerra mondiale si stabilisce che il nostro mondo, la nostra terra, si doveva dividere a metà. Metà in mano ai sovietici, metà in mano agli americani. Da allora poco è cambiato e questo è stato l'inizio. Solo che come sta, son, sanno fare sempre gli americani, loro le guerre le fanno in casa d'altri, non in casa propria. Quindi allora stabilirono, visto che il confine era il mare Adriatico, da questo lato l'Italia, dall'altro lato l'Albania, la Jugoslavia. L'est europeo. L'est europeo, esatto. Bisognava mettere un grosso... Ponte armato la vicino e l'America stabilì che il posto migliore per la sua configurazione era la Sicilia. Quindi, stabilirono di armare la Sicilia in modo tale che nel momento in cui Stalin, Lenin e tutti gli altri volessero fare una qualunque azione, loro erano pronti ad attaccare. Solo che cosa accade in quel momento? La Sicilia è rossa, c'era Curso Miraglia, Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale, c'erano tanti sindacalisti che, grazie alla legge Gullo Segni, portavano avanti la lotta per la dignità e per il lavoro e la libertà degli uomini. Quindi, Assegna, ricordiamo l'assegnazione delle terre in conto esatto, ai lavoratori. Esatto, quello che fece mio padre, come lo fecero tanti altri. E come mio padre, tutti gli altri vennero uccisi. E come mio padre, nessuno ebbe un processo, guarda caso. Quindi, per ricollegarmi al discorso, si trovarono in difficoltà perché avevano un'isola che volevano far diventare la roccaforte americana ma un'isola che non amava l'America, eh, la, anche perché dava fastidio già fin da allora ai contadini il fatto che i primi sindaci dopo la seconda guerra mondiale, guarda caso, erano i capi mafia di quei paesi, Don Calovizzini, Cenco Rusto, Liperi e questo ovviamente alla gente che ama la libertà e il lavoro, da fastidio. Quindi cosa accadde? Che gli americani, visto la difficoltà, non hanno trovato niente di meglio che fare un accordo con la mafia e col governo italiano. Ricordiamo lo sbarco degli alleati sulle coste siciliane... Organizzato senza. da Lachio Luciano, certo. ecco, quindi tutto, tutto si poi è conseguente a quello. la Lachio Luciano era in galera e gli americani presero Lachio Luciano e gli dissero senti Gioia, se tu fai un accordo con i tuoi amici siciliani, ci fai arrivare in Sicilia senza morti, senza niente, noi a te daremo la libertà e poi a tutti i tuoi amici daremo il giusto merito di quello che fanno. Lachio Luciano si trovava appartenico quando uccisero il padre di Giuseppe Casarubbia, la che Luciano si trovava a portella della Ginestra quando uccisero i nostri contadini, la che Luciano si trovava dappertutto, si trovava spesso con Salvatore Giuliano in uno dei più grossi e importanti bar romani assieme a Scelba, a Aldisi e qualche altro. Quindi il, lo scenario era... Era uno scenario terrificante, è difficile certo. farla franca, si può dire, no? Certo. Ecco, a distanza di... ricordiamo anche, facevi riferimento al processo, ricordiamo che il caso Miraglia, eh, dal punto di vista processuale, le, le è che. una delle più grandi... Eh, uno dei più grossi soprusi esatto. della legge italiana. Non è stata fatta. Voglio chiedere a Mario Calivà una prima considerazione sul piano storico rispetto alle cose che diceva eh, Nico Miraglia. Intanto buonasera, grazie per avermi invitato. Per me è un grande piacere e essere onore qui è con vostro, voi. Grazie. Dunque, a, a livello storico il professor Miraglia <coughs> ha già fatto un quadro ben definito. Eh, quando si parla della stage di Portella, secondo me bisogna prendere in considerazione due elementi: elemento macro. Che è legato alla politica internazionale, legato agli Alta, luogo in cui eh, nel 1946 gli americani e i sovietici dividono il mondo in due, eh, comincia la guerra fredda e, e l'altro eh, diciamo, modo per considerare Portella è quello legato alle alle caratteristiche proprie del territorio, perché eh, secondo me quando si parla di, di strage di Portella della Ginestra si può anche parlare di dramma sociale, ti spiego. Eh, il dramma sociale è stato eh, teorizzato da, da, un, da uno studioso, un antropologo Victor Turner. Lui diceva che il dramma sociale si svolge all'interno di un territorio in cui convivono due fazioni diverse. In questo caso abbiamo i contadini e eh, gli agrari. Accompagnati dai mafiosi eh, che, nonostante, nonostante eh, etica diversa, però hanno gli stessi interessi. A un certo punto vi è la rottura di una norma: ovvero, i contadini che, guidati dalle forze di sinistra, chiedono l'applicazione del decreto Gullo del, dell'ottobre del 44. Eh, che il decreto Gullo diceva che eh, il contadino che eh, prendeva in affitto il, il terreno, ovviamente doveva essere appoggiato ad una cooperativa come lo era la, eh, la cooperativa di Accursio Miraglia, madre terra, madre terra. Eh, aveva diritto il contadino alla metà del raccolto, cosa che in passato non accadeva mai, poiché eh, bisognava sempre eh, dare quasi l'80% del prodotto della terra all'attifondista. Quindi il contadino eh, alla fine, dopo aver lavorato per intere stagioni, rimaneva quasi col nulla tra le mani, addirittura doveva ricorrere all'indebitamento. Queste cose non sono scritte nei libri di storia. Queste cose le racconta mio zio, le raccontava mio nonno, le, le raccontano anche i sopravvissuti alla strage di Portella. Però. Eh, visto che gli storici spesso si dedicano unicamente alla cronistoria, no? eh, parlano dei grandi eventi, grandi meccanismi, però tralasciano quella che è poi la vita di tutti i giorni. E io credo che un nuovo approccio eh, per raccontare la storia sia necessario, un, un approccio anche legato, secondo me, ai linguaggi dell'arte, eh, l'arte drammatica, ad esempio legata al teatro eh, anche l'arte figurativa ci sono stati anche dei pittori che hanno parlato di Portella eh, e di cosa è successo in quel periodo anche in maniera diversa perché eh, su 90 su, su 100 libri di storia che parlano del periodo del, del secondo dopoguerra soltanto uno o due parlano di Portella, di Salvatore Giuliano eh, e secondo me fanno una cosa che è un po' un, quasi una, un ulteriore delitto perché eh, come, avete... come se la storia si fermasse? Sì, sì, perché secondo me, grazie a Portella poi si capisce quello che è l'andamento della, della situazione della politica e eh, della situazione sociale in Italia. Perché poi succedono tutte le stragi. Eh, la strage, ad esempio, di, di Brescia, l'Italicus, eh, Piazzale Piazza Fontana. Piazza Fontana. Eh, la strage di Bologna, certo. il delitto di Aldo Moro. Cioè, secondo me. Eh... C'è un filo che sì, lega sì. tutti questi eventi. Sì, Voglio sì. chiedere a Salvo bene una considerazione. Tu racconti anche storie di uomini che hanno vissuto eh, la loro vita eh, naturalmente col sacrificio estremo. Che storia è quella di Miraglia dal tuo punto di vista? Anche da un punto di vista, se vogliamo, anche narrativo. Intanto buonasera a tutti. E... Mm, prima di rispondere alla tua domanda, Beh. Massimo, eh, volevo come dire, fare, aggiungere un piccolo pezzettino al Beh. quadro storico che abbiamo costruito e che poi servirà per capire meglio eh, qual è la figura di Accorso Miraglia e in base anche un po' alla storia di Alberto Giacomelli, quali possono essere le, le somiglianze oggi, perché ci sono delle somiglianze. Eh, intanto credo che un ruolo importante lo ha avuto la Chiesa, eh, che ancora oggi, come dire, a parte quello che è successo l'anno scorso e che mi raccontava il professor Miraglia prima, cioè del fatto che un parroco di Sciacca ha chiesto come dire, perdono a nome della Chiesa per quello che è stato fatto dal corso Miraglia, è un punto importante, ma non è mai giunto come dire, un atto ufficiale più pubblico, no? con eh, una dimensione più forte rispetto alla, alla negazione in fondo delle segue che è stata fatta ad Accursio Miraglia e, e parliamo che in fondo è la stessa chiesa che nel, nel dopoguerra appoggia i sindaci Genco Russo, Nicolo Vizzini Mizzini. quelli di cui parlavamo prima, è la stessa chiesa che due anni dopo l'omicidio Miraglia nell'ottica anticomunista però no, non poteva essere sufficiente soltanto quella per appoggiare sindaci mafiosi. Insomma. Certo, però questo è un passaggio assolutamente certo, importante. Ricordiamo due anni dopo quello che avviene, cioè l'emanazione di un decreto che addirittura scomunica i comunisti e ricordiamo che eh, l'11 gennaio del 47 quando appunto ci furono i funerali di Accursio Miraglia la chiesa non volle, la chiesa locale no? eh, naturalmente immagino suppressioni un po' della chiesa certo. nazionale, non volle far entrare in chiesa non volle celebrare il funerale perché si parlava non soltanto di un morto ammazzato ma soprattutto di un comunista ecco questo credo che sia importante così per, mh, per capire di che cosa stiamo parlando e in che tempo e soprattutto in quale, in Anche quale periodo, contesto certo, certo è in quello cittadina. che è veramente preoccupante e come per, come per Alberto Giacomelli la figura di Accorso Miraglia non è mai stata veramente sviluppata, raccontata fino in fondo, una figura incredibile, ne parlava Ezio Noto prima dell'aspetto artistico che non è secondario, anzi eh, ne vale della, della bellezza e della grandezza di quest'uomo eh, oltre che quello dell'impegno naturalmente, un impegno che al di là dell'impegno professionale, dell'impegno politico era soprattutto un impegno sociale. Eh, la storia di Giacomelli è una storia molto diversa naturalmente perché era la storia di, di un magistrato che però per 30 anni è stata completamente silenziata da parte di tutti. Eh, devo dire che il libro che è stato pubblicato ormai due anni, due anni fa eh, è stato un libro importante sicuramente perché ha riacceso il Dimmi l'editore, così ricordiamo anche Ottavio Navarra che ha pubblicato quello di Mario Calivà, perché gli editori come che, il mio ha, primo, che, tra che hanno il coraggio di pubblicare queste cose vanno, vanno eh, elogiati vanno, perché è, è troppo facile fare l'editore sul piano commerciale, sul piano delle scelte anche politiche, oltre che editoriali, bisogna dare il giusto merito a chi pubblica i libri, tu tuo chi l'ha pubblicato? Certo, questo il libro su Alberto Giacomelli è stato pubblicato da Edizione Deoniana Deoniane Bologna mm. quindi da una, una casa editrice a stampo fortemente cattolico che però eh, ha pubblicato questo e prima o ancora è scomodo padre da raccontare qui, sì. perché viene silenziata la storia di Giacomelli secondo te? Ah, I motivi potrebbero essere tanti, sicuramente quello di un, la storia di Giacomelli è una storia di un uomo semplice, è una storia senza, senza bandiere, è una storia di un uomo che ha sempre lavorato, è una storia che eh, non, non c'entra assolutamente con tanti magistrati che purtroppo anche ai giorni nostri no, eh, incrociano eh, in vicende giudiziarie poco opportune. Per, per la magistratura e anche forse sulla magistratura del 1947 forse avremmo anche certo. lì qualcosa, qualcosa da raccontare. E, e la cosa che mi ha colpito incredibilmente del, della storia di Alberto Giacomelli è stata relativa al fatto che tutti ancora oggi piangevano quando raccontavano di Alberto Giacomelli e dicevano ma nessuno ci ha mai chiesto niente nella stampa locale, nella stampa nazionale. Ora parliamo... Eh... Quindi le, le somiglianze col caso Emmeraglia ce ne sono e come? Se certo, ce naturalmente i motivi, come dire, politici, certo, sono diversi, eh, sono, i contesti sono, sono, diversi, sono diversi, diversi, però sicuramente una, è una figura che fa paura. Quella del allora, eh, Fabio Raso, perché tu, alla tua tesi di laurea, decidesti di occuparti del corso Emmeraglia? Di, Miraglia, di raccontare la storia. Di buonasera e grazie dell'invito. Eh, io, per come diceva... Eh... Lo scrittore Mario Calivà eh, diciamo che quello che mi ha incuriosito sempre perché mi sono occupato di questo caso era perché non ho mai trovato traccia nei libri di storia, di storia dell'uccisione di Miraglia in particolare della strage di Portella della Ginestra perché sempre fin da, da giovane sono sempre stato affascinato da come la mafia è nata e come in un certo senso quello che diceva il nico Miraglia, il signor Miraglia eh, hanno avuto un ruolo gli americani con la mafia durante lo sbarco e, e tutto questo proprio è concentrato nasce fuori proprio da, dalla, dalla storia proprio di, di miraglia perché in un certo senso eh, fa paura ha fatto paura agli americani questa figura che poteva eh, in un certo, che attirava aveva, diciamo, era un uomo carismatico e infatti quello che anche mi ha pure sempre incuriosito mi ha anche fortemente interessato di, di Miraglia era il suo amore verso, verso il prossimo che comunque sono dei valori anche cristiani contrariamente magari che eh, la chiesa come diceva eh, sempre lo scrittore qua accanto magari non ha avuto non, eh, non ha avuto un eh, ha avuto un ruolo anche in un certo senso contraddittorio, però la figura di Miraglia era proprio, è affascinante. Per me è stato un, un uomo affascinante proprio per questo motivo, per i valori verso il prossimo, i valori cristiani principali. E alla fine dello che... studio che hai fatto, cosa ti, cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato che... una conferma di quello che già sapevi, qualche, cosa, qualche elemento di giudizio in più? Uh, sicuramente il fatto che è una storia che non è arrivata, a, a, non ha avuto giustizia, mm. quindi questo è quello che io non, non sapevo inizialmente quando ho affrontato questo, questa tesi, questo studio. E, e poi anche il fatto che è un, un fatto così importante e storico che. È strano come nel, nei libri di storia non se ne sia mai parlato. Una cosa che pure mi ha incuriosito l'anno scorso era la, il, il tema di maturità. No? La traccia che c'è stata l'anno scorso parlava di, di Miraglia, perché parlava mm. del giorno della civetta di Sciascia che. Veniva è tratto dal caso, Miragli, dal caso giudiziario cioè, e questo è nato fuori è venuto fuori dopo 70 anni oltre 70 anni cioè adesso sta cercando si sta ricostruendo tutto e c'è questa forte memoria storica di, di questo personaggio ed è una memoria storica che dobbiamo salvaguardare valorizzare e noi siamo qui anche per questo motivo sicuramente perché diciamo che il vero senso il valore era quello di l'unione fa la forza come si dice cioè nel senso che lui ha fatto ha dato tanto in questo e magari da solo, perché poi non è stato supportato anche a livello locale, come così a livello nazionale. Una cosa pure che a mi ha colpito tantissimo è che nel resto, in tutta Italia si fermarono per cinque minuti tutte le fabbriche per la morte durante i funerali di Miraglia magari Sciacca non, eh, non, non ne sapevamo non, niente non, non lo sa questo cioè non, mai... sicuramente non lo sa eh, grazie posso. voglio ringraziare la fondazione Meraglia per queste gigantografie che sono qui accanto a noi che ci aiutano anche un po ad entrare in quel contesto storico qui alla mia sinistra c'è il momento tradi eh, tradizionalmente ricordato quello della cavalcata eh, dei contadini capeggiati da Curso Emeraglia mentre alla sinistra del professore Meraglia c'è la eh, moltitudine di persone che partecipò al momento eh, dei funerali. E la mafia forse perde di vista il caso Miraglia dopo l'omicidio, perché addirittura gli assassini vanno a confessare tutto ai, ai carabinieri. Poi però eh, rimette tutto a posto, lo dico in maniera naturalmente drammatica e tragica. Non dobbiamo parlare della mafia, dobbiamo parlare del governo e della magistratura italiana. Ecco, ri ricordiamo, questo, ricordiamo un attimo questo passaggio, professore Miraglia. Sì. C'è la confessione dei responsabili, poi però sì. si tirano indietro e dicono siamo stati torturati. No, no, non si tirano indietro, attenzione. Mm. Da, da fonti certe, ma di cui non ne possiamo trarre fondamento, certo. non furono gli assassini, non faccio nomi, eh? sono no. morti. Va bene. E come ha voluto mio padre, lui li ha perdonati, ancora in modo maggiore li dobbiamo perdonare noi, hanno sbagliato a loro quello che hanno fatto è rimasto, a noi deve rimanere il fatto che si può anche perdonare il proprio assassino, come ha fatto mio padre. La professoressa, è, qui ho la tesi che ha fatto mio figlio, dove fra le tante cose di cui parlò mio figlio parlò delle tante lettere di un accursio miraglia che non conosce nessuno. Accursio miraglia parla con Gesù, accursio miraglia parla con Cristo. Accursio miraglia sapendo di dover morire scrive in una lettera ai nostri nemici, aperte virgolette, ne ebbe tanto Gesù, che, chiusa virgolette, che tanto ci hanno fatto del male come Cristo anche noi diremo Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è Accursio Miraglia. Quindi, è quell'uomo che la Chiesa non ha voluto all'interno della Chiesa. Grandi valori spirituali, insomma. Sì, sì, pensi, molto, molto. Da, da Poi eh, c'è però la ritrattazione, questo è un passaggio storico sì, fondamentale. Rientriamo nel sì. nostro discorso e rispondo alla tua domanda. Accursio Miraglia muore alle 10. Del 4 gennaio 1947, alle 10 e mezza erano già in galera gli esecutori materiali. Come mai? Perché mio padre non ha mai voluto né scorte né poliziotti accanto, ma il suo amico il commissario Zingone teneva sempre sotto occhio mio padre, conosceva chi gli voleva male. Per cui, quando uccisero a Curso Miragli, andarono immediatamente a casa di chi loro sapevano che erano stati loro. Li prendono, li mettono in galera, si dovrebbe iniziare un processo. Guarda caso, noi tutti sappiamo che a Sciacca esiste un tribunale ed è anche un tribunale di una certa consistenza, dove arrivano pretori, dove arrivano procuratori, magistrati di un certo tipo. La Procura Generale di Palermo avvoca a sé il caso e libera immediatamente gli esecutori materiali dicendo che non ci sono prove tangibili e effettive per poter mettere in galera e fare un processo a questi personaggi. Quindi sono liberi. Disgrazia per loro e per il governo italiano volle che... Nel Comitato di Liberazione Nazionale di allora, che era il governo, in parte il governo italiano, ci fosse un amico di mio padre, un grande amico di mio padre, il professore e deputato Giuseppe Montalbano di Santa Margherita. Lui era professore di diritto penale all'Università di Palermo. Per cui quando seppe che gli assassini furono mandati via dicendo quasi quasi vi chiediamo scusa, vi abbiamo disturbato, lui dice no, io pretendo e voglio che si riaprano le indagini, pretendo e voglio che tutti quanti seguiamo quella che è la legge italiana, dopodiché vedremo se sono innocenti o colpevoli. Ripartono le indagini e nasce il primo pool antimafia, nasce con Accursio Miragli. Perché immediatamente i servizi segreti, quelli veri, capiscono che c'era qualcosa che non andava, anche perché l'allora capo della polizia in Sicilia era una persona molto poco per bene. Era un poliziotto che obbligò i suoi adepti a sparare contro i contadini che facevano uno sciopero in provincia di Agrigento. E ne fece ammazzare parecchi. Poi scappò andò in Jugoslavia e continuò ad ammazzare i nostri partigiani. E il governo americano invece di prenderlo e metterlo in galera, lo fece il capo della polizia in Sicilia ad un patto, noi ammazziamo. Tu non devi fare non devi attuare i processi. Fai in modo che tutti quelli che moriranno sindacalisti o vicini al partito non avranno un processo il in caso questo... Miraglia è quello che esatto, non c'è una è eclatante. Che... Quindi, quindi si fa ripartono le indagini viene Cataldo Tandoi mandato proprio dal capo dei servizi segreti gli andò a parlare direttamente con il questore di Agrigento e si crea il pool polizia, carabinieri in modo tale che non c'erano solo i carabinieri che dovevano sottostare a Messana c'era anche c'è cioè i, i poliziotti, c'erano anche i carabinieri, che erano uomini liberi, riparte il tutto riarrestano gli assassini. Il commissario Zincone va da queste persone che sono in galera, e dice loro: Stavolta non uscite più, perché abbiamo non solo la prima prova, ma anche la seconda prova che siete stati voi. E allora, volete attenuanti generici? Volete una pena meno dura? Carta e penna, diteci quello, come sono andate le cose. E questi hanno scritto di proprio pugno chi era stato, dove si erano riuniti, anche quanto hanno percepito per questo bel lavoretto che hanno saputo fare. Un milione, una mula e una Samma per un milione, una mura e un ettaro di terreno ammazzano un uomo. Poi dicono siamo stati, ci hanno costretto. E siamo a questo punto ci hanno estorto la confessione. No, la Procura Generale di Palermo avvoca a sé il caso, e con quelle carte in mano dice no, non è come loro scrivono, perché sono stati torturati per scrivere quello. Quindi, essendo stati torturati, quelle prove non sono valide. Ma a lui sfuggì una cosa: che il caro Zincone e Tandoi, che non erano stupidi, prima di far firmare alle persone, agli assassini, le loro dichiarazioni, fecero visitare i due dal medico legale del carcere, il quale dichiarò: cioè, sì, il tizio ha un po' di mal di pancia, ma perché ha una gastrite, forse una vecchia, un vecchio problema intestinale, l'altro sta benissimo. Loro firmano, scrivono, firmano, il commissario li fa rivisitare. E il dottore Quindi dice... Percepiva, stanno nelle... percepiva che poteva certo, essere tentativo di cambiare tutto. E quello ridichiara, stanno come stavano prima, né più né meno. Non è cambiato niente da due ore fa ad adesso. il passaggio, secondo me, fondamentale è che dopo la scarcerazione, perché le, le, le confessioni sarebbero state storte, e così comunque non è stato, i poliziotti i carabinieri di Sì, è dico, quello, allora, che, quello che sto dicendo. Allora infatti. processateci perché se le abbiamo torturate. Quindi la Procura Generale avvoca il caso li libera perché quelle prove non sono valide. Secondo la Procura Generale di Palermo era tutto risolto. Non è così. I poliziotti chiedono e ottengono di essere messi sotto processo, perché hanno commesso un reato, hanno torturato dei detenuti. Quindi dice adesso, visto che voi dite che noi li abbiamo torturati, facciamo, fateci il processo. Io ho qui la sentenza del processo. Sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Quindi sono stati assotti polizia e carabiniere perché non hanno torturato gli assassini. E la conseguenza quale doveva essere? E allora, a quel punto... come ha detto Danilo Dolce e come hanno detto tanti procuratori, delle due, una: o è sbagliato il processo ai poliziotti e quindi li hanno torturati, oppure se come si vede, come si evince, come è facile da capire, non sono stati torturati, riapriamo il processo Miraglia. Segreto di Stato. Il processo Miraglia non verrà riaperto. No. Voglio salutare e ringraziare la professoressa Antonella Montalbano dell'Istituto Don Michele Arena e grazie anche a Rossella Campanale dello stesso istituto. Grazie perché, a voi dell'invito. Perché eh, i ragazzi hanno fatto del lavoro. De, de, che abbiamo detto poco fa, i libri di storia purtroppo. Certi fatti, tra cui il caso Miraglia, non li contemplano. E però la scuola, per fortuna, quella locale, anche grazie. Grazie alla professore. sollecitazioni fatte dalla Fondazione Miraglia hanno fatto comunque qualcosa. Voi in particolare cosa avete fatto? Allora era l'anno scolastico 2016-17 e ricorreva il settantesimo del, dell'evento tragico dell'uccisione di Miraglia. E, e, non avviene mai nulla per caso, ho incontrato Nico, e mi dice questa cosa in piena estate, a fine estate. Cioè, sai, mio padre quest'anno fa 70 anni. mi è venuta l'idea di eh, realizzare un progetto, eh, premetto che io sono insegnante di religione e che quindi dico a, a salvo ogni bene che saluto, eh, che il clima ecclesiale ovviamente nel corso poi dei decenni è cambiato molto, certo. che abbiamo avuto e possiamo dire che storicamente ci sono tre fasi della Chiesa nei confronti della Mafia e che quella a cui lui si riferiva è la fase iniziale quando il cardinale Ruffini diceva che la mafia non esiste, ma allora tutti dicevano che la mafia non esisteva in Sicilia. Poi c'è stato il cardinale Pappalardo, che invece è quello che noi ricordiamo per aver inveito contro i mafiosi, ma solo all'interno dei funerali. E poi abbiamo avuto il caso di Don Pino Puglisi, di Don Peppe Diana, cioè testimoni eh, scomodi. E nel 93 Papa Giovanni Paolo II l'aveva. E Valle non dei dobbiamo Tempi. dimenticare, grazie Papa Giovanni Paolo II, che ad Agrigento dice: guai a voi, cioè. Mm. C'è una presa di coscienza forte. Ecco, e questo fa sì che anch'io come insegnante di religione, ma non solo perché insegno religione. Infatti a volte i ragazzi mi dicono: professore, ma che c'entra lei che insegna religione mm. con corso Miraglia? E io rispondo perché ho una sensibilità particolare in quanto mio nonno materno era tra quei contadini, proprio quelli che si vedono. E mio padre invece è tra quei, era tra quei giovani: mio padre se fosse vivo avrebbe 88 anni. Era tra quei giovani che la sera lo accompagnavano dalla camera del lavoro a, a casa perché già si temeva che potesse essere ucciso. Quindi io ricordo da bambina che invece di leggermi il Vangelo mio padre mi narrava di accorso Miraglia mm. e questo eh, la, la, la dice lunga sul fatto che io ho una sensibilità particolare riguardo proprio a questo evento. Conosco a memoria i testi di Ignazio Russo che nessuno ricorda. Miraglia eh, libraciata. Eh, esatto, e eh, eh, a volte a scuola appunto eh, poi ai ragazzi eh, gliene parlo. Per cui insomma è nato così da questa sensibilità particolare, dal fatto che Nico... Mi ha proposto di creare questo progetto. Un progetto che è nato così: è diventato un concorso nazionale a cui tutte le scuole d'Italia avrebbero potuto partecipare. Adesso, noi ne vedremo un pezzetto. Che cosa avete fatto? Noi abbiamo realizzato una serie di step. Quindi, prima di tutto, la conoscenza della figura di Miraglia fatta attraverso incontri, testimoni e convegni. Eh, poi il, 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 diciamo la realizzazione di, eh, o di prodotti finali che potevano essere di tipo storico-letterario oppure anche multimediale. Eh, tutte le scuole di Sciacca hanno partecipato, anche lo Scientifico e il Liceo Classico hanno avuto i loro premi. Tutto questo grazie alla Fondazione Miraglia che ha coinvolto la CGL. Eh, quella provinciale, quella regionale e quella nazionale per cui noi abbiamo avuto anche diciamo, grazie a loro il supporto economico di poter poi eh, regalare a questi ragazzi che hanno vinto i primi premi eh, dei, mh, dei tablet allora ricordo era un modo simbolico per dire a questi ragazzi un, un modo, riconosciamo un, il, il vostro lavoro è un modo anche per farli partecipare ma io dico che i ragazzi che hanno partecipato a tutti gli incontri, eh, questi ragazzi che oggi sono già diplomati, perché è stato tre anni fa, eh, hanno sentito, percepito il fascino di, di, non solo di Accursio Miraglia, ma anche di chi lo narrava. Infatti, ricordavano con molto piacere. Nico Miraglia, e la, la passione che ci ha messo nel parlare del padre. Vediamo se... questo è uno studente, un vostro studente, sì, no? Lui non eh. ha partecipato a quel progetto perché... Però vorrei è, conoscere questo, la, sua, sì, la sua opinione. Volevo solo dire questo, che oltre alla figura di Miraglia noi abbiamo allargato l'orizzonte, vero Nico? Abbiamo scelto di allargare l'orizzonte perché avrebbero potuto partecipare scuole del Piemonte, della Lombardia, che come di fatto hanno partecipato. Per cui abbiamo detto di... Eh, no, ecco, non parlare solo di Miraglia, intanto noi abbiamo fatto conoscere Miraglia anche attraverso gli uffici scolastici regionali eh, è veicolata la figura di Miraglia, ma eh, per esempio abbiamo esteso eh, la nostra mh, diciamo, la presentazione di altri di altri personaggi, altri testimoni della lotta alla mafia, e abbiamo scelto la figura del giudice Giacomelli, mm. che allora era un illustre sconosciuto per noi, per il nostro territorio. È venuto il figlio, che è un sacerdote che vive al nord, ed è venuto nella nostra scuola proprio a parlarci di, di, di suo padre. Ricordo che anche questo ci ha emozionato molto: come un figlio, narrasse, un figlio sacerdote narrasse della figura del padre, e l'altra cioè. figura diciamo, era quella del giudice Livatino. E in questo modo abbiamo premiato ragazzi sia che, parlasse, che parla, hanno parlato di Miraglia, sia che, ragazzi che hanno parlato di Don Pino Puglisi. Di, di Falcone Borsellino, quindi degli di, esempi che sono di, rimasti. Di, sì, gli esempi, Perché esempi tutti che questi sono vivi qualche nella, nella, nella coscienza ragazzi. Hanno arricchito di ragazzi. la cultura dei nostri ragazzi. Vediamo Intanto vediamo un pezzetto di questo lavoro che avete fatto. Fa'gia freddo L'accompagnaro sotto casa per tornare nelle mogliere. Le mafiuse a gli assassini che l'aspettavano a moccione. Mentre Idro a le scaluna ci spararono alle spagge, nella la porta. Miraglia fece appena un tempo a mettere la chiave in dalla porta, ma un'altra sì, cario a faccia a boccone. Idro dice una frase che non mi ricordo più. La forza dell'uomo civile è nella legge, la forza dell'uomo mafioso è nella violenza. Noi avevamo ancora solo ferocia nella legge, che alla fine sempre trionfa. <sussurra> Siamo tutti figli e nipoti di e Miroglio. Riprendiamo dalla, eh, dalla testimonianza di. Eh, io sono Michele Nicolosi e uh -huh. sono un alunno della quinta B del Don Michele Arena di Sciacca. Naturalmente io posso parlare come osservatore di ciò che purtroppo è accaduto. La prima tutti, persona che tutti. Sì, diciamo, tutti per è, la prima persona che mi parlò di Accurso Miraglia fu mia nonna, eh, che mi descriveva appunto quest'uomo alto come kiddo che faceva il bene di tutti, cioè colui che faceva il bene di tutti e per tutti. E ehm, io naturalmente posso osservare come eh, parlandone in classe, avendone dibattiti, ehm, in un piccolo ambiente quale possono essere 10, 15, 20 persone della mia età, eh, noto che c'è un certo una certa rassegnazione, un appiattimento del problema, come se non si riuscisse più a trovare eh, la stessa motivazione che hanno trovato persone illustri come sono state Miraia, Don Pino Puglisi nel sovvertire un sistema che praticamente abbiamo introiettato e eh, abbiamo fatto nostro, purtroppo. E, eh, io penso che mh, se un po' tutti riuscissimo a mettere da parte questi individualismi che mh, purtroppo caratterizzano la società di oggi eh, molti descrivono la mia generazione come una società individualista che pensa solo al, mh, al proprio bisogno, che è, è ciò che eh, mh, praticamente si affermava la lotta di miraglia. Combattere l'individualismo e affermare il bene, come diceva mia nonna, di tutti e eh, iniziando proprio dal bene diciamo, collettivo, stai dicendo che manca, manca eh, sì. oggi un miraglia, diciamo, come testimone di, di... manca il suo carisma più che altro nei giovani di oggi, perché non si riesce a eh, trovare un, un perché combattere per il bene di tutti. E il bene di tutti naturalmente è la, la società nostra e quella che verrà. Grazie, grazie. vorrei aggiungere una cosa Devemente. che penso sia importante. Noi come istituto ci chiamiamo Don Michele Arena. C'è un rapporto stretto, e questo l'abbiamo saputo da Nico tra Don Michele Arena e Accussi Miraglia, perché quando, amici, detto, sì, sì, quando sì, sì. don Michele Arena aveva bisogno di comprare un letto per un nuovo orfano, andava no, adcussi no. Miraglia c'era tutto chiedere un accordo c'era un accordo tacito. Allora, dopo la seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale praticamente l'orfano di Patre Arena non esisteva più. E lui ovviamente se ne dispiaceva, siccome erano amici con mio padre, mio padre gli disse, Michele qual è il problema? I soldi? Io li ho. Restauriamo l'orfanotrofio. A spese mie non ti preoccupare. Tu vuoi aiutare i bambini? Io sono d'accordo con te che un orfano ha bisogno di affetto, anche se glielo hanno tolto. Quindi restauriamo a spese mie l'orfanotrofio. E si restaura l'orfanotrofio delle Giumare, In più, mio padre dice, perché giustamente parlava dice sì, io faccio oh, l'orfanotrofio e poi come un mandegno. Non ci sono problemi neanche per questo. Facciamo un accordo, perché io ho la massima fiducia in te, non abbiamo bisogno di cento discussioni. Tu vieni e mi dici: A qua mille lire. Se vi ricordate allora c'era una canzone che diceva se potesse, potesse avere mille lire, lire, al lire al mese perché era impossibile avere mille lire. Quelle mille lire servivano per il letto, il materasso, i lenzuoli del nuovo orfano, serviva per i vestiti, serviva per la prima tranche dell'immissione di quel ragazzo nell'orfanotrofio, il resto andava alla mamma, alla vedova. Questo era l'accordo. Fra Don Michele Arena e Accursione. Facciamo un applauso a questa storia che, che è testimone anche questa. Ma non è l'unica. Io ne ho conosciuta. Certo, no, ti rubo due minuti perché è una cosa bellissima. Facciamo intervenire la professoressa Campanale che. Agli ordini che stiamo facendo aspettare eh, per completare il, sì. il discorso. Due personaggi che legano profondamente l'istituto che rappresentiamo oggi, appunto Don Michele Rena e, e Accurso Miraglia, eh, Due personaggi che eh, sono stati un esempio importante di, di quanto appunto, sia importante rispettare le regole. Eh, <ride> rispettare le regole oggi, proprio, proprio stamattina prima di organizzare appunto, eh, la nostra piccola delegazione, qui abbiamo discusso di. Questo, quanto è importante rispettare le, le regole. Alcuni eh, giravano la testa e dicevano forse non conviene, forse è meglio, eh, appunto, come diceva Michele eh, seguire il, cioè, adeguarsi al sistema, invece no, invece la loro presenza qui è proprio eh, il risultato di quanto l'esempio eh, di Accurso e Miraglia sia servito a capire che ehm, oggi una, una persona che riesce a seguire le regole non non, non, non deve morire, non deve essere lasciata sola, ma ehm, ehm, bisogna far gruppo e abbandonare ogni, ogni tipo di individualismo. E questo credo che i giovani di oggi comincino a capirlo, e, mm. e questo può essere veramente l'esempio di, eh, di quanto sia servito appunto l'esempio di Nico Miraglia. Grazie, grazie professoressa Campanale. Voglio invitare, eh, eh, intanto pre prego, prego, finisco Miraglia, il, prego, il Così io... La cosa non finì lì. Perché a Corso Miraglia ogni settimana spediva un carretto di vettovaglie a Padre Arena e un altro al boccone del povero. Lo scicareggio di Padre Arena nasce da lì, Giù Mariello. Giù Mariello, che quando regalarono a Padre Arena quell'asinello, lui si ricordò del carretto di padre e allora mise all'asinello. Quel piccolo carretto, e incominciò a fare la, la questo eh, per come mio padre regalava loro. Dice: Se a Curso ci riusciva, perché non ci devo riuscire io? E ha continuato ad aiutare tutti i suoi orfanelli con quel sistema del carretto. Un'altra cosa bellissima. Poi non mi permetto di interromperti. Mio figlio cerca una casa, cerchiamo una villa vicino dove abito io andiamo da una signora per vedere questa villa entriamo c'ero io e mia moglie mio figlio ancora non l'aveva visto ci presentiamo parliamo anzi prima della casa la vediamo poi ci presentiamo ci si sì, sono Miraglia quello figlio un ragioniere ci si sì, si sì. <ride> e allora più suo figlio prezzo e il signor mi spiegasse io mi amare tale più suo padre questa è cosa che sanno in pochi praticamente allora, i poveri marinai, voi vi ricordate che per sposarsi la donna doveva avere la dote, senza la dote non era possibile il matrimonio. Per evitare questo i ragazzi e le ragazze erano costrette alla cosiddetta fuitina. E mio padre disse a questa signora, come a tante altre, no, se voi credete in Dio, se voi volete un giusto matrimonio, non devono essere i soldi a rovinare un momento così bello per voi non avete soldi qua c'è su 500 lire va fatta la dote e disse a tutti i marinai se siete in difficoltà per le vostre ragazze venite da me avranno tutti una dote perché si devono sposare come loro vogliono sposarsi anche questa è giustizia sociale se vogliamo il, il riscontro la cosa meravigliosa 6-7 anni fa io faccio come faccio ogni anno la commemorazione, quella volta il eh, allora Banco di Sicilia, ora Unicredit, patrocina la manifestazione, per cui, per cui avendo delle disponibilità invitai tutto ovviamente lo staff nazionale di Unicredit, invitai Luigi Ciotti, feci venire un mare di persone e abbiamo offerto un gran pranzo. E che cosa si è mangiato, cosa potevamo mangiare, i pesci di sciacca e tutto quello che producono i, ter le ter i terreni di Don Luigi Ciotti, quelli tolti alla mano. Io parlo con l'allora, è, è ancora l'amministratore della cooperativa della Marina Calogero Bono. Io ho detto: Senti, siamo a dicembre, è difficile poter avere 20-30 cassette di pesce in un giorno. Fammi la cortesia, da ora ad arrivare fra una settimana tutto il pesce azzurro, portalo in quel ristorante perché io devo fare una grossa manifestazione e voglio offrire il pesce azzurro e, e le altre cose che fornisce la, la cooperativa di Don Ciotti. 20 casse di pesce, siamo a gennaio, il pesce costa caro. Finita la manifestazione, vado da Calogero, ti calò quanto ti devo. No, né. No. E Marinara mi rispondono che il Pimeraglio è sempre gratis. Dopo 70 anni. Dopo 70 anni. Saluto e ringrazio la professoressa Giuse di Giovanna e la professoressa Annalia Misuraca, istituto di istruzione secondaria, liceo Tommaso Fazello e liceo artistico eh, Bonacchia. Eh, voi avete portato qui degli studenti, lo hanno fatto anche il professore. Ah, saluto anche la professoressa Frice che vedo adesso, il professore Alida Lessi e Mario Labella del liceo scientifico Enrico Fermi, a cui poi darò il microfono più avanti. Eh, cosa avete sì, fatto diciamo voi che come per Miraglia a scuola? Per Miraglia eh, noi trattiamo la figura di Miraglia da diversi anni ormai perché rientra nell'ambito dei progetti di educazione alla legalità eh, che interessano le quarte, classi, le quarte classi. E quindi, anche se cronologicamente non seguiamo il programma di storia, eh, anticipiamo questa figura e la trattiamo proprio per il forte impegno che eh, è la passione civica di Accursio Miraglia, proprio per la formazione della coscienza civica. Perché eh, Miraglia ha lasciato un forte, una forte eredità eh, per la passione, l'impegno, eh, l'amore per il suo territorio, l'amore la per anche. la generosità e quindi sono tutti valori che devono essere. Trasmessi attraverso la conoscenza, eh, attraverso anche altre forme espressive ai ragazzi e ai giovani di oggi, per poter, quella, per poter formare quella coscienza civile, quella sensibilità eh, per partecipare. Educazione, alla partecipazione anche a quelli che sono gli eventi e, e del, del territorio della propria città. Vediamo ragazzi che I ragazzi hanno lavorato e hanno espresso delle riflessioni sul. Vediamo cosa ci raccontano. Ecco. Presentatevi. Allora, io sono Angela Lombardo. E devo dire che la figura di Acusti Miraglia mi ha particolarmente colpito. Innanzitutto per il fatto che per questo suo amore per gli altri, eh, per la vita che lo ha spinto sempre eh, a mettersi dalla parte degli ultimi, dei più poveri e poi eh, per la sua lotta che è stata sempre una lotta pacifica eh, che gli ha permesso di dare delle speranze eh, in un momento molto difficile che era quello del dopoguerra. Quindi ma Curci Mirai è stato un esempio, e lo è soprattutto oggi, in una società in cui si parla sempre di, di amore, si parla di accoglienza, ma in cui poi di fatto eh, diciamo, domina l'egoismo, eh, l'individualismo di cui abbiamo parlato. Eh, quindi penso che sia davvero importante oggi ricordare... La figura non solo di Accursio e Miraglia, ma di tutti coloro che hanno lottato per la verità, per la giustizia, che ci hanno trasmesso questi valori, appunto. Vediamo la tua collega. Eh, io mi chiamo Simona Marciante e appunto frequento il Liceo Classico Tommaso Fazzello. Allora, io premetto che eh, a mio avviso la memoria è fondamentale perché appunto ci aiuta, soprattutto a noi giovani, parlo da diciassettenne, a costruirci il nostro futuro. Infatti è stato detto: viviamo in una società purtroppo dove domina l'individualismo. Quindi, penso che eh, la memoria e l'informazione siano eh, fondamentali, appunto perché. Penso siano eh, le armi più potenti che possediamo per poter combattere le associazioni come la mafia, che eh, purtroppo persistono nel tempo e sono ancora presenti. E appunto, non a caso il ricordo e soprattutto sapere in che modo Accursio Miraglia eh, ha saputo combattere eh, le oppressioni del tempo, l'arroganza e la prepotenza di certe persone aiuta molto noi giovani, è appunto un esempio che ci incita a eh, portare sempre avanti le nostre idee e le nostre opinioni, eh, nonostante possano essere in contrasto con le opinioni altrue. Sì. Eh, queste opinioni, la appunto, mafia prospera nelle... Nell'ignoranza nell degli altri, sì. quindi la conoscenza è fondamentale perché conoscendo uno certo. sa agli anticorpi per difendersi. Ci sono altri interventi dall'altra parte? Sono previsti? No eh, allora chiedo alla professoressa Annalia Misuraga, che ringrazio, per aver accolto il nostro invito. Voi avete voi? Eh, lavorato ad un progetto. Stiamo invece, lavorando. State ancora lavorando. un progetto che vede What anche la, la rappresentazione della figura della storia di Miraglia, mm. anche addirittura attraverso un fumetto. Quindi ne, un in fumetto, linea sì. con. La ragione sociale, se posso dire, della vostra scuola. Ci spiega di sì, cosa si tratta? Ehm, stanno preparando come dicevano i nostri ragazzi, ehm, si stanno preparando per partecipare a un, un concorso nazionale dal titolo Il fumetto dice no alla mafia. E, ehm, e quindi i ragazzi hanno preso, sono stati molto lieti. E sono ancora infervorati, mm -hmm. e... il addirittura... linguaggio è buono per poter parlare sì, di questo sì, sì, addirittura stanno sperimentando e tecniche diverse, e non solo il, il fumetto con le, le, la tecnica tradizionale, ma usando anche la grafica digitale. E però la, la cosa molto bella, ehm, che loro attraverso, attraverso il disegno, attraverso l'arte la, eh, eh, stanno sicuramente eh, contribuiranno sicuramente, contribuiscono a, a debellare, quindi okay. possono essere anche loro e eh, A debellare questo eh, fenomeno utilizzando un pensiero alternativo, un pensiero diverso. Eh, artistico. artistico in linea con sì. la passione, anche con di, la passione Cursio che aveva sì, eh, a Curso Miraglia. Mi voglio riallacciare un po' alla rassegnazione. Parlava il ragazzo di rassegnazione, di indifferenza eh, Ebbene, è necessario, ne parlavo così con i ragazzi dopo un intervento, dopo l'incontro che è stato fatto giorni fa con Nico Miraglia, e, e poi dopo con i ragazzi proprio è uscito fuori questo concetto, sradicare la patologia della rassegnazione. È necessario proprio sradicare questa, questa patologia della rassegnazione e dell'indifferenza Quindi portiamo avanti e... questi progetti e riusciremo anche a raggiungere questo risultato, grazie professoressa Misuraga, eh, Mario Calivà una riflessione sul fatto che la scuola di Sciacca è viva, riesce a pur tra tante difficoltà è che la scuola attraversa tanti problemi e eh, non vorrei che qui le cose sembrassero facili, le cose non sono facili, però insomma la vitalità sì, sì. della scuola vorrei una sua riflessione su questo anch'io sono stato coinvolto in diverse attività qui a scuola con la professoressa eh, Alida, Alessi. Alida Alessi, Alessi. Abbiamo presentato il libro eh, su Portella poi eh, grazie anche al professor Miragli abbiamo fatto un incontro al, alla scuola eh, dedicata da Cursio Miraglia. Sì, sì, eh, che quindi fa parte dell'universo della Michele Arena. Sì, sì, è, è molto importante. La scuola deve essere un'istituzione molto... Presente nel territorio e credo che voi state lavorando molto bene, vi faccio i complimenti: l'importanza de della conoscenza. Sì, perché purtroppo un tratto di questo tempo è quello della, eh, come dire, della distruzione dei meccanismi sociali che connettevano l'esperienza contemporanea a quella delle pre precedenti eh, generazioni. Quindi, di conseguenza, secondo me ovviamente io parlo per quello che penso io. Questa difficoltà a trovare un'idea, anche politica, perché no, sia dovuta dal fatto che mancano gli esempi. Prima il voto, secondo me, era basato sulla lotta, sulla resistenza, anche sulla consapevolezza, sulla riflessione. Erano cose che si potevano toccare. Adesso il voto, per il 90% dei casi, purtroppo, è basato sul voto di scambio. Tu mi voti, ancora io, oggi? Secondo me sì, mm. secondo me eh, sono, ci hanno fatto credere che certe, certe dinamiche siano state Invece esiliate, non. ma secondo me esistono ancora, esistevano fin dai tempi della Grecia classica. E quindi non siamo un paese libero se c'è ancora questo fenomeno? Ma sì, non, nel senso che eh, le, le cose che appaiono in superficie sono delle cose, quelle che stanno dietro sono altre cose, secondo cioè. me. Eh, però là, il, mi ha colpito molto la riflessione sul fatto che mancano gli esempi oggi, sì, me mancano sì. persone che abbiano davvero carisma perché il carisma non è una cosa così che si inventa perché uno ha un seguito e allora diventa carismatico, il carisma è un'altra cosa il, sì, ma è, ce il, il carisma, rapporto tra Miraglia e... Eh? Salvini ce l'ha il carisma eh, solo io non, che, non volevo eh, arrivare a fare solo che a me non piacciono le sue idee però, però ad esempio, non facciamo politica oggi qua. Sì. cioè la facciamo in maniera, sì, in maniera però, però diversa non 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 parlare per favore, se no. Quindi, se secondo me, anche questa, questo disagio sociale è dovuto a questa cosa: che mancano allora, gli esempi e quindi manca un sentiero da percorrere. Un attimo, salvo, un attimo che arrivo. professoressa Alessi, il liceo scientifico e anche il professore Labella, naturalmente, in che modo ha reso omaggio. Il, il liceo scientifico, come praticamente tutte le scuole, sente il senso di responsabilità, di trasmissione della memoria. E di riflessione a partire da alcune figure carismatiche, da alcune figure che eh, si sono sacrificate per portare avanti dei valori e, e attraverso tutte le forme che sono possibili, da quelle letterarie a quelle storiche, a quelle filosofiche, a quelle artistiche, eh, la scuola sente questo peso e questa responsabilità e diventa un luogo quasi rassicurante oggigiorno perché forse è uno dei pochi luoghi in cui i giovani possono. Per l'appunto riflettere criticamente e crescere e formarsi. E negli anni io a volte partecipato, altre volte assistito da spettatrice alle risorse che ogni scuola sa offrire, grazie a docenti preparati che studiano, che lavorano, che si interessano e che continuamente. E spendono il loro tempo per poter trasmettere questo sapere e questi modelli di riferimento ai giovani d'oggi. Mario Calibar ricordava un lavoro che fra l'altro ha visto protagonisti proprio eh, questi due giovani che sono qui presenti, casualmente noi non sapevamo nemmeno che ci sarebbe stato Mario Calivà, mm -hmm. però proprio questi studenti eh, al loro primo anno di frequenza al liceo scientifico hanno letto il libro su Portella della Ginestra e credo che ricordino ancora questa esperienza che poi si è ehm, tradotta anche nella visita a Portella della Ginestra e all'incontro con, ehm, con due testimoni. Eh, sono esperienze forse appare banale dirlo no, no, eh, sono esperienze che, non ma non lo sono ma, per, ma io dico appare banale sì, 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 appare. perché eh, eh, trovo concordi tutti i colleghi dei, dei vari istituti che alla fine dicono le stesse cose cioè l'impegno degli insegnanti l'interesse, la, la voglia di trasmettere questo sapere, quindi sembrerebbe quasi una banalità, ma è su questa banalità che noi lavoriamo ogni giorno perché ci crediamo effettivamente eh? ti... eh, eh, un'ultima cosa sì. eh, me lo faceva ricordare all'Ia Misura eh, proprio l'anno scorso da noi si è concluso, si è concluso un progetto PON eh, il cui titolo era Ars Pugnandi Mafiam, ehm, un titolo chiaramente inventato che ri ricorda come anche attraverso le forme artistiche si possa ehm, eh, combattere il sentimento mafioso, il pensiero mafioso. Ricordo per esempio una figura che è stata al centro di questo progetto che era Rita Adria su cui abbiamo costruito una graphic novel e eh, poi altri moduli che si riferivano a questo. Perché dico, dico questo? Non tanto per poter parlare del nostro lavoro, ma per dire come gli studenti vengono educati quotidianamente alla lotta alla mafia, all'indipendenza da questo sentimento e all'allontanamento dai pregiudizi riferiti alla mafia e tutto ciò che ne consegue. Grazie, grazie Alida Lessi professore cosa vuoi aggiungere? Io brevemente voglio aggiungere che anche la nostra scuola come tutte le altre scuole da tanti anni lavora sui progetti della legalità in particolare noi abbiamo dedicato ben due anni alla figura di Padre Puglisi con tante tante iniziative tanti inviti, tanti incontri e poi ancora il giudice Livatino è stato al centro del nostro interesse proprio rifacendomi al discorso della collega quanto importante sia la conoscenza di, di personaggi così positivi in merito alla lotta alla criminalità, alla lotta alla, alla mafia, eccetera, eccetera. Io mi permetto molto brevemente di presentare, diciamo così, che, quello che è il mio rapporto personale con la figura di, di, di Miraglia e mi piace veramente molto ricordare. Che fin da ragazzino, quando ho cominciato a frequentare la scuola media, avendo la fortuna di avere come insegnante in matematica la stessa Cucchiara, parente di Miraglia eh, e nipote di Miraglia, Rosa, io non Rosa, posso solamente stato... dimenticare il fatto che spesso e volentieri, non mancava mai l'occasione per lei di presentarci questa figura e spesso lo faceva anche con tanta, tanta emozione. Mi chiamo Quindi, Maria Rosa Cucchiara Maria Rosa diciamo. Cucchiara, sì. E io sono proprio cresciuto avendo dice, dinanzi a me questa figura che giganteggiava fin da ragazzino. Poi, proprio tutto questo andava di pari passo con l'amore per la matematica. Mi sono iscritto al liceo scientifico e, però, nel momento in cui comincia anche la mia militanza politica, avevo sempre davanti a me la figura di miraglia, era un faro per me nella, nel mio impegno civile, eccetera, eccetera. Crescendo poi. Non ho più continuato gli studi di matematica, ma di filosofia. E però sono stato veramente molto, molto come dire, interessato, affascinato, attratto dalla filantropia di questo personaggio, non soltanto, ma dei suoi interessi di tipo artistico, il fatto che suonasse, che scrivesse poesie, che dipingesse, era per me un motivo veramente di grande fascino. Poi, con il tempo, quando vengo anche a, a sapere della sua prima formazione milanese e eh, l'adesione ai circoli anarchici. Ho trovato in questo, penso, eh, ed è un po' in termini di domanda che lo voglio formulare al professore Miraglia. Se per caso questa sua formazione anarchica e anche, diciamo così, venata di spiritualità, non sia stata, poi, diciamo così, alla base delle sue scelte morali. Già? Certo. Lavorava in banca. Miraglia, fu sì. licenziato perché era fu licenziato fu scoperto a, a, che a Milano perché anarchici. frequentava il, il gruppo di Porta cinese degli anarchici. Di Milano e perché oltre a fare il bancario si dedicava a portare avanti le lotte per gli impiegati della banca, ma principalmente di tutti i lavoratori delle industrie. Infatti, dici, poi, fu licenziato la... in tronco per... Della che... Che ha fatto. <ride> per incompatibilità politiche. Licenziato in tronco quindi la, dom la domanda del professor Labella trova conferma nel nei sì, fatti sì, 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 Vediamo, eh, intanto vi chiederei di dare il microfono agli studenti sì, in conclusione volevo Prego. dire che proprio su questi valori morali che sono la base della lotta sociale, politica, umana di Miraglia, la discussione con gli studenti, anche stamattina che diciamo così preparavamo questo incontro venuto, no? sì. oh. okay. eh, era abbastanza serrata e eh, perché proprio su questi valori io penso eh, si misuri quella che è l'eredità grande, grandissima del nostro concittadino. Per completare il discorso che ha detto lei, il corso dei Miragli è rimasto anarchico. Sempre. Mi racconta mia madre che una sera a cena con Palmiro Togliatti, mio padre disse a Palmiro: Palmiro, per me il comunismo è questo. Se ti va bene, dopo cena continuiamo. Se non ti va bene, ti puoi alzare e te ne vai. Allora, prima della domanda dello studente, volevo chiedere a Salvo ogni bene di intervenire, di dire qualcosa. Sì, intanto vi voglio raccontare un piccolo aneddoto. Eh, Sciacca è da sempre luogo di incontro, no? tra, tra culture, persone, popoli. Eh, e il libro su Giacomelli nasce a Sciacca: nasce a Sciacca nell'ambito del progetto Miraglia, perché io vengo invitato per aver scritto un libro insieme a Rosaria Cascio su Padre Puglisi. Eh, la professoressa Montalbano mi fa la testa così su Alberto Giacomelli che io conoscevo naturalmente, ma una figura a cui non avevo mai dato importanza. Eh, da lì, poi io mi sento in qualche: Sei appassionato. Io mi, no, io mi sento in dovere di chiamare il figlio di Alberto Giacomelli. Chi mi conosce sa che non sono persona che fa queste cose normalmente. E poi. Ci siamo ritrovati diciamo casualmente seduti nello stesso posto in aereo un paio di mesi dopo. Quindi il libro è stato il figlio Dai, certe naturale. Cose non un succedono po'. per caso. Eh, <ride> e mi fa anche piacere questa sera scoprire il mio primo libro, pubblicato con Ottavio Navarra. Discorsi di editori, editori coraggiosi. Quindi sono, sono contento di, di questa piccola scoperta. Ma eh, ci tenevo a intervenire su, su una cosa in particolar modo, e sul fatto che secondo me non è vero che oggi non ci sono esempi è assolutamente il contrario cioè il problema è un altro, il problema è che quegli esempi che ci sono non vengono sostenuti e quindi dopo un po' uno o quel, quella persona che può avere qualcosa da dire, dopo un po' si stanca, inizia a dedicarsi ad altro inizia a pensare ad altro e questo è un problema soprattutto italiano un problema molto italiano, io vengo da un'esperienza all'estero di due mesi che mi ha uh, sconvolto per la quantità di, di menti pensanti che ci sono fuori da questo paese. E quando parlo di questo paese sì mi riferisco all'Italia ma mi riferisco soprattutto alla nostra Sicilia e soprattutto mi riferisco ai nostri luoghi dove veramente è incredibile l'emarginazione eh, e l'emigrazione ecco. delle persone che potrebbero da, avere qualcosa da raccontare dalle nostre cervelli all'estero. Abbiamo completato il quadro. studente Buonasera a tutti, eh, sono Riccardo Gallo e frequento il terzo anno del Liceo Scientifico Enrico Fermi. Della figura del sindacalista a Curso Miraglia, eh, discutendo con l'insegnante, mi ha molto colpito una frase eh, contenuta nel testo eh, dell'ultimo comizio tenuto prima che a Curso Miraglia venisse vigliaccamente ucciso. La frase è la seguente. La forza dell'uomo civile è la legge, la forza dell'uomo bruto e del mafioso è la violenza fisica e morale. Questo richiamarsi alla legge mi ha ricordato il filosofo Socrate, che non si stancava mai di ricordare quanto importante fosse la legge e il rispetto della legge. A questo proposito vorrei porre una domanda al professore Miraglia. Come riusciva in famiglia con i figli il papà a curso Miraglia a trasmettere la forza e la passione degli ideali di libertà e di giustizia. Non ti posso rispondere. Era troppo piccolo, però qualche. Quando mi hanno tolto avuto. mio padre, avevo tre anni. Però la testimonianza parlando sì, con. Sì, a con casa, con suo casa suo... sì, con mia sorella, con la mamma, abbiamo sempre ovviamente parlato di mio padre. No, no, eh, mio padre eh, era identico a casa come con il popolo, massima libertà massima discussione, massimo impegno a capire l'altro. Tieni presente, tu non lo sai, te lo dico io, mia madre era russa, mia madre era la nipote dello zar Nicola di Russia. Quindi immaginati che distanza di modo di vedere, di agire, eppure stavano assieme, stavano benissimo. Mio padre conobbe mia madre perché mia madre quando scappò dalla rivoluzione ad ottobre, c'era l'accordo fra eh, Nicola II e l'Inghilterra che Nicola II dava dei terreni all'Inghilterra e l'Inghilterra doveva mantenere a vita tutti i nobili al seguito di, eh, dello zar Nicola II. Invece l'Inghilterra sai cosa fece? Li prese, li portò in Italia, a Genova e li abbandonò una storia nella storia questa. a quel parte. punto cosa dovette fare mia madre grazie al perché erano tutte ovviamente donne e i, i maschi erano tutti erano parenti dello zar erano tutti a fare la rivoluzione a difendere lo zar però c'era qualche anziano e uno di questi anziani disse sentite noi ormai stiamo morendo di fame non abbiamo più gioielli, non abbiamo niente, però abbiamo una nostra cultura. Noi, con lo zar, alla corte dello Zar, parlavamo tre lingue, suonavamo gli, gli strumenti musicali, cantavamo, ballavamo. Facciamo quello che allora si chiamava uno spettacolo nell'avanspettacolo. Cioè ecco di... come arriva Tatiana Climenti. Ecco, qui a così arriva mia madre perché un amico di mio padre. Lo chiama e gli dice: Vedi che c'è una grossa compagnia di russi, sono meravigliosi. Visto che tu sei l'amministratore del Teatro Rossi, andranno al Massimo di Palermo, valli a vedere. Lui andò al Massimo, vide questo gruppo di persone li invitò a Sciacca, fecero una settimana di fare le loro repliche, repliche a Sciacca. Arrivarono in 42, come ho detto ai ragazzi, sono partiti in 40. Mm. Mia nonna e mia madre rimasero con Accursio Milano. Eppure, anche se la madre di mio padre diceva, siamo negli anni 30, A ma chissà è Scianiera? Ma tu che ne sai? Mio padre gli ha detto no. Io conosco Tatiana, come Tatiana conosce me. A me va benissimo perché ha un modo di vedere uguale al mio. Ha un modo di amare il prossimo come lo amo io, io sto bene con lei. Si sposarono. Uno dei frutti sono io. <ride> Vediamo l'altro studente, sempre del liceo scientifico Enrico Fermi. Buonasera, sono Alessandro Ciaccio e frequento terzo anno del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca. Allora, sono rimasto abbastanza affascinato dalla figura di Accursio Miraia, in particolare a un suo pensiero che adesso andrò a leggere. Citazione: Noi organizzati siamo un gruppo di fratelli. È quello che diceva qualcosa... ai contadini. Scusami se ti ho interrotto. Sì, non si preoccupi. Noi organizzati siamo un gruppo di fratelli. Se succede qualcosa, si ragiona. Insomma, mi ha colpito particolarmente questo appello alla fraternità e all'uso della ragione in qualsiasi circostanza. Secondo me, è uno degli insegnamenti più importanti che ha dato a Corso Miraglia e rappresenta un po' un esempio da seguire per tutti e un ideale da coltivare. Quindi vorrei chiedere a lei, a lei professore Miraglia, quanta conoscenza è rimasta veramente a noi giovani delle lotte, e dei sacrifici affrontati da suo padre, non solo in Sicilia ma nel resto d'Italia? È rimasto parecchio, ma po sarebbe potuto andare molto oltre il ricordo di Accursio Miraglia. Come tu vedi, nelle scuole, a parte sciacca, non si parla di Accursio Miraglia, come non si parla di Portella della Ginestra, perché noi abbiamo la storia che fa comodo al governo, non quella nostra. Vado invece al tuo discorso, perché c'è un esempio di Accursio Miraglia valido per quella frase che hai detto tu. Accursio Miraglia ottiene di dividere Santa Maria, il, il, i terreni di Santa Maria ai contadini. Il discorso che dici tu riscurrenno ci comprendiamo, no? Quindi i contadini eh, felici ottengono questo terreno, però loro sono 2000, i lotti sono 200. E c'è ragione: come facciamo? Se non ci sono problemi, prendiamo una scatola di scarpe, ognuno mette il suo nome e lo metterli dentro. Poi chiameremo i vostri bambini che tireranno a sorte i primi 200, gli altri rimarranno dentro la scatola per gli altri terreni che riusciremo ad avere dopo. Mentre incominciano a Santa Maria a firmare, a scrivere, un contadino va da mio padre. E, ragione, e, dimmi, e, Giovanni sta mettendo un suo nome. Eh, c'è allora. E dice, Ma Giovanni è fascista, e dice allora dice, qual è il problema? È contadino come te? Sì, è povero come te? Sì, ha una famiglia da mantenere come te? Sì, e se è fascista, forse abbiamo sbagliato noi a non insegnare a lui cos'era il comunismo, ma ha i tuoi stessi diritti perché è povero come te, è contadino come te, ha una famiglia come te. Dobbiamo cercare di stargli più vicino per vedere se lo possiamo anche portare là dove a noi fa piacere arrivare. Questo era Customeraglia. Quindi non Miraglia. le diceva le cose, le faceva poi. Grazie. Voglio invitare a una riflessione il Presidente della Cooperativa La Madre Terra, fondata da Customeraglia, ed è una cosa che fa parte del vostro DNA questo, che il fatto che sia stato a a fondarla. Saluto il Dottore Roberto Butera. Qual è la sua riflessione sulla discussione? Ma il ottobre del 44 è stato emanato il decreto Gullo, Il 5 novembre del 44, praticamente pochi giorni dopo, a Cursi Miraglia, assieme a un gruppo di contadini, ha fondato la cooperativa Madre Terra. Quindi l'intuizione è legata alla, alla norma Quindi approvata? Assolutamente sì. All'indomani, praticamente del pubblicazione del decreto, loro già erano pronti per fare appunto costituzioni in cooperativa e farsi assegnare i terreni del feudo di Santa Maria. Quindi voi sentite questa responsabilità? Voi che amministrate Beh, io e... dico sempre che a Cursi Miraglia nel 1944 ha piantato un seme, oggi quel seme eh, non è più una pianta di olivo ma bensì eh, diverse migliaia di piante di olivo che producono nella nostra cooperativa qualche migliaia di quintali di olio ogni anno. Questo chiaramente è una grossa eredità che noi sentiamo sulle nostre spalle, ma che con grande orgoglio cerchiamo di far conoscere anche all'esterno, fuori dalla nostra realtà e probabilmente anche ai nostri concittadini, perché molto spesso la memoria tradisce e molto spesso si dimentica che questa cooperativa è un patrimonio di tutta la città, non è certamente appartenente a... 400 soci, quelli che sono oggi che la costituiscono, per cui eh, dicevo appunto con orgoglio noi quando abbiamo l'occasione di eh, confrontarci anche con i nostri partner commerciali, prima raccontiamo la storia della cooperativa che è un biglietto da visita importantissimo perché la storia ci insegna che a Cursi Miraglia eh, ha, mh, ha dato ha dato a noi dei valori importanti che sono i valori quelli dello stare insieme principalmente e la cooperazione oggi è un modello che quasi sembra anacronistico considerando insomma, gli eventi che hanno eh, un po' contraddistinto tutte le cooperative siciliane, la maggior parte di queste sono fallite, probabilmente perché eh, hanno perso di vista quelli che sono i veri valori della cooperazione quindi dello stare insieme, quello di eh, i principi di sussidiarietà eh, i principi di legalità noi abbiamo sottoscritto un protocollo di legalità con eh, la Lega delle Cooperative eh, e questi sono principi che eh, se i ragazzi, ehm, noi abbiamo l'intenzione di eh, donare appunto, la cooperativa alle future generazioni perché riteniamo essere eh, un, una struttura economica che ancora oggi è attuale, cioè il mondo della cooperazione deve continuare a esistere perché è un modello che in altra realtà, Territoriali, vediamo l'Emilia ad esempio, no? che ancora oggi eh, la cooperazione eh, costituisce l'asse portante dell'economia agricola, soprattutto di quel territorio. Mentre ciò che non è accaduto in Sicilia, probabilmente perché eh, la gestione ha un po'. Avventata no? Dei, di chi ha governato le cooperative, oppure perché non hanno capito qual era il vero spirito della cooperazione. Probabilmente hanno scambiato in passato le cooperative con una fonte di, eh, di approvvigionamento di voti da parte della politica e centri di potere. Eh, diciamo. centri di potere. Eh, spartizione di soldi perché in passato non dobbiamo negare che le cooperative hanno sofferto di parecchi contributi anche pubblici per cui una spartizione di denaro pubblico diciamo che si sono sprecate tante opportunità nel passato le conseguenze sono che oggi eh, lo vediamo nella nostra realtà territoriale a Sciacca eh, siamo rimasti l'unica cooperativa e quindi eh, noi... È un, un aspetto che ancora di più aggrava il vostro impegno di assolutamente questi... sì assolutamente sì una riflessione breve da parte di Franco Colletti che ringrazio e poi di Franco Zamuto, segretario della Camera del Lavoro. E, insomma, anche voi come sindacalisti sentite, sulle, magari lo, lo avete fatto proprio sulla, sulla scia dell'esempio di Accorso Meraglia, non lo so, qual è la sua opinione Franco Colletti? Ma è chiaro che um, Accorso Meraglia è stato un punto di riferimento e continua ad essere un punto di riferimento. Oggi come allora i temi sono identici. Allora c'era la lotta per l'occupazione delle terre, quindi un grande bisogno di lavoro. Oggi il tema si ripropone, quindi siamo passati dall'occupazione alla frammentazione. C'è un ritorno da parte delle multinazionali, nel sud in particolare, sta avvenendo anche in Sicilia, le grosse multinazionali che vanno a riprendersi i terreni che eh, anche in parte erano stati assegnati nelle, nelle varie rotte del tempo. La storia fa un giro e poi ritorna dove era. Ritorniamo, parte... ritorniamo all'origine. Oggi la FLAI in particolare, la Cigella in particolare, sente il bisogno ad esempio di istituire un osservatorio per studiare per l'intreccio tra eh, il settore dell'agroalimentare, la feriera che eh, comprende l'intero comparto agricolo. Il fenomeno del caporalato, ecco oggi è un tema, così La come allora ci dice che ci sono eh, c'è un ritorno, il sì. e noi partendo proprio dalle lotte che ha fatto a Maraia, Maraglia, Plaggio Dorrizzotto, eh, eh, continuano ad essere i nostri punti di riferimento, tant'è che eh, abbiamo preso esempio anche nelle lotte che loro hanno portato avanti. Quindi la norma, ad esempio, sul caporelato, guarda caso, è una norma che nasce su un'iniziativa fatta dalla e Cigella, è voluta fortemente, e non è stato facile, non è stato facile ottenerla. E anche lì troviamo i due blocchi. Da una parte, oggi, gli agrari Le che hanno determinati cioè... interessi, notizia di poche, di poche ore fa: no? la, la, gli arresti che ci sono stati. Quindi, questo interesse della mafia appunto per, per i terreni ecco sotto certo aspetto se noi facciamo una riflessione a bisogno medaglia, ancora del messaggio c'è bisogno, sì, sì, bisogno ancora per l'appunto del messaggio del corso maraglia Franco Zamuto, brevemente che sei un ospite fisso quasi può dire <ride> con, con grande affetto eh, eh, che dire essere il segretario della Camera del Lavoro di Sciacca ovviamente non può che essere un grande motivo di orgoglio Ora sono più di dieci anni che sono segretario però porto forte il peso di questa grande responsabilità di rappresentare quella che fu un grande uomo che è Miraglia ed essere un discendente. E io diciamo nessuno rispetto a quello che oggi è stato qui dimostrato che è stato Miraglia. Miraglia è stato il presidente del. La cosa diciamo, che deve colpire più, secondo me, di questa persona a parte diciamo che poi è diventato l'eroe che conosciamo e ha fatto per il sociale quello che ha fatto, è che lui è stato un direttore di eh, ospedale, un amministratore del Mariano Rossi, eh, quindi di teatro, un artista, un poeta, è, è stato un anarco comunista che diciamo, è la cosa diciamo, più importante secondo me che non si capisce come lega tutte queste cose insieme, è stato segretario della Camera del Lavoro. Una cosa diciamo, da sottolineare è che oggi un imprenditore non potrà mai essere un segretario della Camera del Lavoro. Mm. In tutta Italia non esiste un imprenditore che sia del, il segretario della Camera del Lavoro. Questo è Miraglia una magia era un che solo Miraglia ha potuto esatto, realizzare sì, proprio perché la sua grande capacità la di poter generosità. fare tante cose, di abbracciare tante cose, l'antropologia credo che, eh, di Miraglia è una, qualcosa di unico e quello che più mi ha appassionato sempre di miraglia e che credo che sia non solo inimitabile, ma come ho potuto verificare oggi con grande soddisfazione e con grande piacere sono gli interventi dei ragazzi, frutto del grande lavoro che hanno fatto le scuole e che purtroppo, come è stato sottolineato, avviene a sciacca e pochissime altre realtà, e sarebbe invece un esempio da diffondere dovunque, proprio perché hanno parlato e hanno sottolineato tutti e tre, tutti i ragazzi, la questione dell'individualismo qualcosa di molto grave che succede nel nostro paese, non perché non esistano esempi, perché lì anche dove non esistono gli esempi, è bene che i professori continuino in quello che fanno proprio per fare capire e questi che l'hanno pronunciato, questa parola l'hanno capito, che l'individualismo è una grande grave piaga del tempo che viviamo e che bisogna proprio andare oltre l'individualismo e capire che non si sta insieme se non si portano avanti le idee della libertà, della democrazia insieme Purtroppo non si possono ottenere risultati. Spero che queste ragazze che oggi hanno parlato possano continuare su questa Grazie. strada e gli insegnanti a fare quello che stanno facendo. Grazie. La professoressa Misuraca adesso, che anche si diletta, lo sappiamo, come attrice, eh, ci leggerà una poesia eh, che è di meraglia, no? No, no, no. Di no. Ugo Santino. Ah, Umberto Santino. Umberto, Umberto Santino. Santino. Umberto Santino. È bella eh... perché cita tutti una Va gran parte dei caduti di Allora, ascoltiamo la poesia e poi così ci salutiamo. Grazie professoressa Misurata. Ricordati di ricordare coloro che caddero lottando per costruire un'altra storia e un'altra terra. Ricordali uno per uno perché il silenzio non chiuda per sempre la bocca dei morti e dove non è arrivata la giustizia, arrivi la memoria. E sia più forte della polvere e della complicità. Ricordati di ricordare l'inverno dei fasci, quando i figli dei contadini del nord spararono sui contadini del sud e i mafiosi aprivano il fuoco sapendo di essere i cecchini dello Stato. Ricordati di Emanuele, che fu accoltellato dai sicari degli speculatori e del trionfo degli assassini nella città cannibale. Ricordati di ricordare il sangue versato sulla terra e le file lunghe degli emigranti che portarono la Sicilia sulle piazze del mondo a svendersi come merce a buon mercato. Ricordati di Luciano, Lorenzo, Bernardino, Nicolò, Giovanni, Sebastiano, Andrea, Nunzio, Agostino, Gaetano, Accursio, Giuseppe, Vincenzo, Epifanio, Placido e del bambino Giuseppe che vide l'assassinio di Rizzotto e il medico capomafia Navarra cancellò per sempre la verità dei suoi occhi Calogero Carmelo e di tutti gli altri che hanno perduto vita e nome ricordati di Margherita Vincenzina Castrense Filippo Francesco, Giorgio, Giovanni, Giuseppe Serafino, Vito che confusero il loro sangue con le ginestre che sbocciavano nel mattino di maggio. Ricordati di Salvatore che morì abbracciato alla terra della madre Francesca che chiedeva giustizia e trovò lo scherno degli assassini. Ricordati di Peppino che in i comandamenti dei padri sbeffeggiò il potere ed esplose sui binari. Ricordati di Pio e Rosario che erano comunisti e lottavano contro la mafia e per la pace. Ricordati di Pasquale Persanti, Giuseppe, cercarono di spezzare il patto con il delitto. Ricordati di Mario, Pippo, Mauro, Beppe, che vedevano e parlavano mentre gli altri tacevano e non guardavano. Ricordati di Graziella, che ancora si chiede perché della sua vita rubata. Ricordati di Claudio che giocava con i suoi undici anni e incontrò la morte a un angolo di strada. Ricordati di Barbara, Giuseppe e Salvatore che svanirono nel lampo di Pizzolungo. Ricordati di Giuseppe che sognava di volare sul cavallo dell'alba e trovò la notte nelle mani del boia. Ricordati di Mario, Silvio, Calogero, Pasquale, Eugenio, Mario, Giorgio. Di Filadelfo, di, di Boris, di Cesare, Lenin, di Domenico Giovanni Salvatore di Emanuele di Gaetano, di Vito, di Luigi Silvano, Salvatore Giuseppe di Carlo Alberto, Emanuela Domenico, di Calogero, di Gian, di Gian Giacomo, di Mario Giuseppe Pietro, di Rocco Mario Salvatore, Stefano, di Beppe di Ninni e Roberto, di Natale, di Antonino e Stefano, di Ida e Antonino e del loro figlio nonnato, di Rosario e Giuliano, di Giovanni Francesca, Antonio, Rocco, Vito, di Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo, Walter, di Giuseppe, che servivano lo Stato e trovarono la morte in un agguato e la solitudine alle spalle. Ricordati di Biagio e Giuditta, che attendono ancora la vita al capolinea della morte. Ricordati di Libero, che non volle piegarsi mentre la città era ai piedi degli estorsori di Pietro, Giovanni, Gaetano, Paolo e Giuseppe, che seppero dire di no. Ricordati del medico Paolo, che non volle attestare il falso, di Giovanni, che denunciò gli ordinari misfatti sulle scrivanie della regione. Ricordati di Rita, che non volle più vivere, perché avevano ucciso la speranza. Ricordati di Giorgio, di Costantino, di Stefano, di Pino, preti di un Cristo quotidiano, fratello degli ultimi, crocifisso dai potenti. Ricordati di Giuseppe, di Domenico, di Filippo, sangue ancora vivo, nomi che dobbiamo ancora aggiungere al nostro rosario di morti. Ricordati di ricordare i nomi delle vittime e i nomi dei carnefici, i notissimi ignoti di ieri e di oggi, perché tutte le vittime siano strappate alla morte per dimenticanza e i carnefici sappiano che non finiremo mai di condannarli anche se hanno avuto mille assoluzioni. Ricordati di ricordare le impunità, le protezioni, le complicità, gli interessi che hanno fatto di una banda di assassini i soci del capitale e i gemelli dello Stato. Ricordati di ricordare ora che le bombe degli attentatori scuotono le città che vogliono affrancarsi e sui teleschermi della Seconda Repubblica si intrecciano i segnali delle nuove alleanze. Ricordati di ricordare quanto più difficile è il cammino e la meta più lontana perché le mani dei vivi e le mani dei morti aprono la strada. Grazie, mille grazie. Grazie, Annalia Misuraca. Una poesia struggente perché è veramente un elenco di nomi a cui sono associate però storie, uomini, donne. Voglio ricordare anche a proposito del legame di Sciacca, che citava prima Salvo Ogni Bene, che anche Rita Atria venne a Sciacca per denunciare, per eh, diciamo far conoscere la sua eh, intenzione di collaborare con la giustizia e poi da lì il contatto con, eh, con il giudice Borsellino. Invito Ezio Noto a prendere possesso del pianoforte perché siamo in conclusione, però sono debitore di un intervento e eh, mi scuso anche con Fabio eh, velocemente Fabio sì. cosa... io semplicemente parlare mi... di medaglia per te è importante no è importante perché vedo che anche sono pure felice che molti giovani si interessano a questo e che la scuola sta facendo questo ottimo lavoro anche nel riportare questa memoria e anche per diciamo sottolineare un po l'intelligenza di questo uomo una cosa che a me anche ascoltando pure gli interventi mi ha fatto pensare che eh, discorso del, dell'individualismo del, dei ragazzi del, della rassegnazione io penso che andando a vedere la sua storia uno può vedere due cose importanti uno è il, in un certo senso come lui è stato capace di individuare eh, due peculiarità del nostro territorio uno che è il mare cioè lui era un è stato arrivato da Milano qua non aveva niente, non aveva presso il lavoro e ha creato da nulla un'industria ittico-conserviera e quindi dico capire anche trasmettere ai giovani che il nostro territorio ha delle potenzialità enormi sotto questo punto di vista e poi la cosa quella più bella che è la nascita della cooperativa della madre terra che è proprio l'agricoltura quindi in un certo senso sono due, eh, due splendidi due cose che la natura che Dio ci ha dato che sono il mare e la terra da coltivare da in un certo senso anche per poter investire anche noi giovani per poter studiare e andare avanti in questo. E io penso che Miraglia racchiude benissimo questo e chi magari può vedere la sua storia, può leggere la sua storia se la vede attentamente, con un certo lato umanitario, eccetera, capisce proprio che lui. Eh, vede tutto quanto sulla storia del, dell'uomo, cioè sulle capacità dell'uomo, quindi dei contadini che ha creduto in loro, anche i lavoratori, eh, pure nei marinai e tutto, e poi sul mare e sulla terra, cioè non ha creduto in, in cose come magari adesso la società di oggi ci impone di credere, che sono non so che cosa magari i ragazzi vogliono trasmettere, ma sono semplicemente tre cose: l'uomo, il mare e la terra, noi ce l'abbiamo. E quindi penso che uno dei grandi insegnamenti rimane questo. questo. Grazie a Fabio, velocemente, sì certo. Il mio zio mi, mi raccontava, il fratello di mio nonno, che a Cursi di Miraglia quando andava nelle zone di Piena Albanese andava a casa di mio nonno. Quindi poi dopo 70 anni eh, ho incontrato il professor Miraglia e spero che questa amicizia possa ancora continuare nel tempo. Ma a che cosa te lo devo chiedere? A cosa stai lavorando adesso? Adesso, eh, la prossima settimana esce un mio libro su una ricerca che ho fatto sulle leggi razziali l'ottobre del 43 quando dopo l'occupazione nazista di Roma furono deportati ad Auschwitz 1022 ebrei, eh, di questi 1022 tornano soltanto in 15. Eh, ho scritto un saggio storico intrecciandolo. Alle, alle esperienze di vita ho intervistato eh, 15 ebrei della comunità ebraica di Roma che hanno vissuto quel periodo lo viene a presentare poi a sciacquo sì, sì, certo. grazie, certo. grazie Mario e allora che ci sto a fare? <ride> Salvo, vuoi aggiungere qualcosa velocemente? va bene no, un semplicemente eh, un grazie eh, un grazie diverso io la prima volta che ho sentito parlare di Accursio Miraglia al di là dei miei studi, al di là dei libri, non me l'ha raccontato nessuno Accursio Miraglia. Io Accursio Miraglia l'ho scoperto a Bologna. L'ho letto nei libri qui, ok. Però io l'ho scoperto, io ho sentito parlare per la prima volta di Accorso corso mirai a Bologna. Ecco, questo credo che ehm, questo per dire che oggi questa terra ha ancora un debito di, di conoscenza e di riconoscenza verso la storia di, di quest'uomo. Grazie. Grazie. Allora, ci siamo in conclusione. Voglio chiedere intanto a Ezio che cosa ascolteremo adesso come. Sigla finale. Sì, un brano che abbiamo scelto apposta perché è, si chiama proprio L'Opera dei Pupi. Ecco, questo è brano canterai, non canterò, come. Canterò, eh. certo, canterò. Il primo era strumentale, eh. quindi un brano che appunto fa riferimento sempre al discorso della conoscenza. L'importanza di, di conoscere per non diventare marionetta, per non diventare pupo nelle mani di chi vuole sfruttare la tua ignoranza. Grazie, Ezio, grazie. Vi lascio. A Ezio però voglio ringraziare di cuore il professore Meraglia, la Fondazione Meraglia per la sua eh, adesione. Non Vabbè, quello poi ce lo, ce lo diciamo in privato. Grazie mille veramente a tutti voi. Voglio ringraziare gli insegnanti che avete accolto il mio invito. Voglio ringraziare i ragazzi che siete stati qui presenti, eh, naturalmente i sindacalisti, il presidente della... Cooperativa La Mandatera, saluto anche il collega Toto Castelli che ha assistito pazientemente a questa trasmissione e sono onorato anche di questo fatto. Vi lascio dunque alla musica di Ezio Noto, viva Corso Miraglia. Sarà questo tempo senza parole e canni la ogni giorno chiusuli, sarà lo bisogno d'avere un patrone canni proteggi de lo soli e sarà la stanchizza di le femmini soli e quanto tempo ho perso a parlare e ni vinnemo pi 30 lo sudore e la forza lusuli, la speranza e l'amore e e sarà la stanchizza di l'omini soli. Tutti all'opera di li pupi, e tutti i pupi, e tutti all'opera, Pupi 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 boopi boopi senza occhi. E popi pupi 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 poopi poopi boopi senza bocca. E tutti all'opera. Vedete i pupi. E tutti i pupi. E tutti all'opera. E pupi 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 pupi.

voglio pensare a domani a tagliare sti vini a liberare le mani a tagliare con gli occhi a tagliare lontano e di ogni vito ci perse l'occhiato e sarà la stanchizza e sto tempo sudato tutti all'opera e te li pupi e tutti i popi E tutti all'opera Popi, 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 pupi senza occhi E popi, 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 senza bocca E tutti all'opera E di le E tutti po. E tutti all'opera. E <ride> pupi 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 senza occhi. E pupi 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 senza bocca. Paparapapà 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 pap.